Bentrovati, nuovo appuntamento con Linea Rovente. Beh, oggi i temi caldi, anzi caldissimi del lavoro, torniamo ad occuparcene, lo facciamo insieme ai nostri ospiti che vado subito a salutare. Sono Angelo Sposato, segretario generale della CGIL Calabria, bentornato Grazie, nei nostri buongiorno. Studi e saluto anche Santo Biondo, segretario generale della UIL Calabria, due sindacati qui nei nostri studi. Tra poco ci collegheremo anche con la CISL. Intanto partiamo dalle tante cose che non vanno nella nostra regione. Ne abbiamo discusso più volte anche insieme ad Angelo Sposato, insieme a Santo Biondo, cioè i dati, cioè le proiezioni sono sempre negativi. La Calabria continua a rimanere la Cenerentola d'Italia. C'è, è vero, una ripresa a livello nazionale, pare che ci sia anche un miglioramento del PIL, il prodotto interno lordo, ma anche in questo caso la Calabria è fanalino di coda, cioè il PIL più basso in Italia. E ci fermiamo qua perché ne parleremo nel corso della trasmissione. Intanto ci sono molte vertenze aperte, molti argomenti caldi, caldissimi, come ad esempio quello dei tirocini, i tirocini formativi, lavoratori ex mobilità in deroga che da mesi sono stati avviati appunto ai tirocini ma che non hanno visto neanche un euro. Allora, iniziamo proprio da qui, tra poco parleremo anche della mobilitazione in programma il 16 novembre che vede insieme la UIL, insieme alla CGIL, non c'è la CISL, però vedremo un po' perché. Iniziamo intanto dalla manifestazione, diciamo c'è stato un incontro ieri, Santo Biondo, un'assemblea della UIL a Cosenza, c'erano anche alcuni tirocinanti che hanno voluto far sentire la loro voce, perché un po' i sindacati sono anche sotto accusa su questa vicenda dei tirocini, tra poco ne parleremo. Intanto iniziamo dalla clip. Tante belle parole, grazie Gian Vincenzo. Non c'è bisogno neanche che ti esprimi con quella veemenza che ci deve stare anche preoccupati. Io l'ho conosciuto davanti alla prefettura il giorno che poi siamo saliti dal viceprefetto per presentare la nostra denuncia. Noi siamo andati avanti, anche il 27 c'è stata una riunione di 350 mobilitati alla Regione Calabria. Oggi siamo qui da soli! Soli! Siamo andati all'ufficio dell'ispettorato del lavoro e abbiamo presentato formale denuncia. Stiamo procedendo con le denunce con la Guardia di Finanza. Oggi siamo ancora qui. Le chiacchiere stanno a zero. Il 18 di gennaio tutti questi miei colleghi, me in prima linea, siamo a casa. Non abbiamo una prospettiva, e io mi rivolgo alla segretaria nazionale, regionale, coordinatore, provinciale, dateci una risposta. Qual è la progettualità? Perché non si è firmata sta benedetta convenzione? Il motivo non lo dice nessuno. Michele, ti rispondo. Allora, guardate, io, scusatemi, forse è un esempio stupido ed elementare. Io mi compro la tua macchina, chiaro? Firmiamo un accordo, quello è un contratto, chiaro? Tu dopo domani mattina non mi consegni più la macchina. Io che cosa è che posso fare? Posso semplicemente rivolgermi alle autorità competenti. Ti devo denunciare per farmi, come dire, rivalere il mio diritto. Scusate ora l'esempio. Noi abbiamo firmato un accordo con la Regione Calabria, chiaro? E non l'ho detto io, non l'ha firmato Stefano Ricci. L'hanno firmato tre sigle sindacali. Quindi dobbiamo incominciare a denunciare. Franco, questo stiamo scusando. Franco, stiamo denunciare, sai come denuncia il sindacato? Oltre a denunciare quando vengono lesi i diritti, denuncia attraverso la partecipazione, attraverso la manifestazione e attraverso gli scioperi. Quello è lo strumento del sindacato. Torniamo in studio, Santo Biondo. Insomma, c'è la rabbia e anche la delusione, che anche Angelo Sposato, tre sigle sindacali che hanno firmato appunto questa convenzione nel dicembre 2016, dicembre 2016, però manca ancora questa firma dell'INPS. Insomma, questi lavoratori si sentono anche traditi, no, dal sindacato.
che cosa rispondere? Diciamo che la disperazione di queste madri e padri di famiglia e di giovani che vorrebbero costruirsi la famiglia è giustificabile. Noi abbiamo voluto organizzare insieme alla, alla categoria della Will Temp, che si occupa in modo particolare dei contratti flessibili, tirocini e quant'altro, LSU e LPU, abbiamo voluto organizzare un'assemblea aperta proprio perché noi abbiamo, come dire, la consapevolezza, e magari per qualcuno non è così, di aver rappresentato in questi 3 anni di confronto con il governo regionale la proposta che un sindacato responsabile calabrese, conoscendo lo stato di partenza di questa regione, lei parlava prima dei dati della Svimez che dicono alcune cose molto pesanti nei confronti del Mezzogiorno e in modo particolare rispetto alla Calabria, un sindacato responsabile chiede al governo regionale all'inizio della legislatura nel novembre del 2014 di costruire un'alleanza che fosse in grado di affrontare l'emergenza, di programmare qualcosa di importante, dato che partiva la programmazione 2014-2020, che i dati dicono, se ci sarà spazio potremo parlare anche di questo, che è forte ritardo la, la fase di attuazione, e che potesse però allo stesso tempo far fronte comune per chiedere al governo la vera attenzione sulla Calabria, perché al di là dei cantieri, sempre infiniti, la Calabria ha bisogno di fatti concreti, di parlare di futuro, certamente, ma anche di presente. E questa è una questione che riguarda, riguarda il presente. Noi abbiamo sottoscritto un accordo per liberare queste persone che hanno purtroppo avuto la sventura di cadere in una regione particolare dal ricatto occupazionale che la cattiva politica ha fatto in questi anni utilizzando le politiche attive regionali di questa regione in termini assistenziali. Quell'accordo che noi abbiamo sottoscritto il 7 di dicembre del 2016 era l'obiettivo di WIL, CGL e CISL Calabria di ribaltare quella logica di tipo assistenziale per rivolgere questi lavoratori in una logica di produttività e di utilizzo della, dello strumento dell'ammortizzatore sociale in deroga, che peraltro per questi lavoratori era concluso. Abbiamo lavorato a dei progetti, la signora parlava, ma qual è la progettualità? Bene, ha ragione. Abbiamo lavorato a dei progetti che sono i bandi sui tirocini formativi, sugli uffici giudiziari, sui beni archeologici e culturali, sugli assistenti scolastici. Abbiamo chiesto alla Regione, riportato in quell'accordo, di costituire il tavolo interdipartimentale del lavoro, luogo dove le forze sociali e produttive di questa Regione si potessero incontrare con la copertura finanziaria e economica del Por Calabria e la copertura politica del Presidente della Regione in primis, per costruire delle politiche del lavoro che fossero funzionali a una logica di sviluppo di questa Regione. Ricorderemo bene, sono stati, sì, ricorderemo bene che circa un anno fa, con una conferenza stampa, il Presidente della Regione Calabria ha annunciato una delibera di giunta che allocava 200 milioni di risorse per un piano straordinario del lavoro che doveva passare da quel tavolo interdipartimentale del lavoro che WIL, CGL e CISL Calabria hanno voluto fortemente, perché immaginavano di poter costruire politiche del lavoro che potessero dare risposta a questa gente. Fermo restando che per noi l'occupazione non sono i tirocini, è una possibilità di occupabilità, di acquisizione di competenza professionale, perché il lavoro si crea con quegli investimenti del master plan per la Calabria che purtroppo stanno tardando. Noi abbiamo lavorato a questa e abbiamo voluto rappresentare la proposta di un sindacato responsabile, ma se la politica è stata inaffidabile rispetto, diceva il mio collega nel filmato, rispetto a un accordo sancito istituzionale alla presenza del Presidente della Regione, beh, allora oggi noi, giorno 16, rappresenteremo la protesta, rappresenteremo il disagio di quei lavoratori, di quella gente, ma anche di chi oggi all'interno del mondo produttivo calabrese rischia di perdere il lavoro, perché la Svimez dice una cosa importante: la Calabria sta perdendo competitività al di là di quel zero e più di crescita che quasi fisiologica mi si lasci passare dopo 7 anni di crisi. Quindi, allora, vi sentite anche tradite? Lavorare. Allora, intanto saluto anche Paolo Tramonti, che è in collegamento telefonico. Tramonti, è in linea? Sì, sì. Ecco, benvenuto. Intanto volevo far rispondere anche Angelo Sposato, insomma, vi sentite un po' anche traditi, no? dalla regione, perché questi lavoratori dicono, vabbè, noi insomma, finiti anche questi tirocini, non abbiamo altre alternative e prospettive, cioè è pesante anche questo fatto, però questi lavoratori sono stati
avviati alle attività di tirocinio e non c'erano i soldi, o meglio, mancava questo cavillo, manca ancora questa firma e questi lavoratori stanno lavorando gratis. Ci sono due responsabilità in tutta questa vicenda e sono chiare e nette. Una, la prima, è da parte del governo nazionale che ha deciso irresponsabilmente lo scorso anno di tagliare gli ammortizzatori sociali senza avere una visione di quello che dovevano essere gli investimenti, le politiche per il lavoro, specialmente nelle aree in difficoltà ma come quelle del Mezzogiorno. Io non taglio gli ammortizzatori sociali se so che metto in ginocchio una terra come può essere quella calabrese già in difficoltà, eppure è stato fatto. La seconda responsabilità è tutta del governo regionale, perché quando noi abbiamo sottoscritto l'accordo a dicembre, con grande sofferenza, e lo abbiamo sottoscritto con degli impegni precisi che ha preso la Giunta regionale, perché in quell'accordo ci stavano dentro, oltre ai temi legati allo sviluppo e quindi alla risposta da dare a questi lavoratori, perché noi abbiamo detto accettiamo di fare una discussione sulle politiche attive del lavoro, purché siano politiche attive del lavoro, purché la Regione non faccia questo accordo solo per scaricarsi un problema, ma che dia a questi lavoratori l'opportunità di vedere in questo percorso di tirocinio formativo anche una possibilità di quello che può essere un piano straordinario per il lavoro. E all'interno di quell'accordo abbiamo detto non è sufficiente, perché questi lavoratori abbiamo grandissime anche sacche di marginalità, e non solo per loro, che sono sotto la soglia di povertà. Ti chiediamo all'interno di quell'accordo di individuare subito un tavolo per misure di contrasto contro la povertà che possano essere di accompagno alle politiche attive per dare risposte a quello che poi si sta rilevando oggi, perché c'è un vuoto tra quello che è la fine dei tirocini formativi e quello che deve essere il futuro. In questo momento c'è incertezza sia sul pagamento, ma c'è anche incertezza sul futuro. E questa responsabilità sta tutta in capo alla Giunta regionale e al Presidente Oliverio. Chiariamola una volta per tutte. Io oggi andrò dai lavoratori in assemblea, perché stiamo facendo assemblee in tutto il territorio, e dirò quali sono le responsabilità. E se il governatore vuole fare una cosa giusta e buona, si incateni per questa situazione, perché ieri io ho chiamato il direttore generale dell'INPS della Calabria, il quale mi ha detto che a tutt'oggi non è stata siglata la convenzione. Quindi la responsabilità anche amministrativa del perché non è stata firmata la convenzione sta tutta in capo a chi, all'ente che ha attivato il progetto e il tirocinio, che in questo caso è la Regione Calabria, ovviamente, poi molti di questi lavoratori sono nei comuni, alcuni sono nei privati, però la stazione che ha attivato la procedura di tirocinio è stata la Giunta, l'amministrazione regionale. Su questo non si può dire solo ai lavoratori dare una data e poi non mantenere l'impegno, perché bisogna essere anche prudenti quando si prendono impegni con i lavoratori, perché noi non siamo sicuri se si risolverà la questione in una settimana, in 10 giorni, e bisogna dire la verità alle persone, perché sono persone con dignità, sono persone che hanno famiglie, sono persone che non ce la fanno a campare la giornata, e quando si parla si prendono impegni, soprattutto se questi impegni vengono presi dal, diciamo, il presidente della giunta regionale, devono essere impegni che vanno rispettati. L'impegno di pagare questi lavoratori al 16 novembre non c'è stato e non ci sarà se prima non si attivano le procedure legate alla convenzione. Adesso noi non sappiamo quali sono i problemi del perché non si sta firmando la convenzione, ma il 16 novembre porteremo in piazza anche la rabbia di questi lavoratori e non solo di questi lavoratori. E poi a questi lavoratori vogliamo dire che noi non li lasciamo soli, così come tanti precari calabresi, perché noi vogliamo ragionare, cosa che non è stato fatto fino ad oggi con la giunta regionale, perché in un anno di tavoli sono serviti solo per fare rimpallare le responsabilità. Io li ho chiamati tavoli da ping pong. Non servono più tavoli da ping pong in Calabria, servono tavoli per risolvere i problemi del lavoro, che è il primo problema. Allora, se su un ragionamento legato al piano straordinario per il lavoro, che riguarda anche questi lavoratori, e il collega prima ha detto quali possono essere, no, diciamo, gli orientamenti, noi abbiamo proposto un grande piano di manutenzione straordinaria del territorio, sull'assetto idrogeologico, abbiamo proposto impegni sulla cultura, sui beni archeologici, abbiamo proposto impegni legati a quella che può essere una nuova forestazione. A proposito, ci giungono voci che in queste ore, lo voglio dire qua anche come una denuncia, qualcuno stia chiamando i lavoratori di Calabria Verde per fare una presunta adunata di sabato mattina in un cinema di Cosenza. Sappiate che quella non è una iniziativa del sindacato, perché i lavoratori il 16 saranno con il sindacato, e se qualcuno fa questo si assume un'ulteriore responsabilità di una rottura con il mondo del lavoro che già è poco sanabile.
in questo momento. Quindi su questo, ecco, noi attiveremo tutte le iniziative per fare in modo che si velocizzi il percorso legato ai pagamenti dei tirocini che sono fatti, perché la risposta bisogna dargli dalla subito ai lavoratori, e poi perché si possa ragionare con il governo nazionale, perché ci vuole anche autorevolezza per discutere con il governo nazionale. Noi vogliamo che si faccia una politica di investimenti seri in Calabria, che si inizi a parlare di lavoro. Sono venuti 4 ministri in Calabria 2 mesi fa, quali impegni hanno assunto? È venuto Renzi 2 settimane fa in Calabria, quali impegni ha assunto per la Calabria? Non si può fare il governo in Calabria, a Roma, e l'opposizione in Calabria. Facciamo intervenire anche Paolo Tramonti, che saluto ancora. Allora, il 16 c'è questa mobilitazione, non è sciopero generale. È una manifestazione. È una manifestazione regionale. Infrasettimanale, quindi non è sciopero generale, al momento, poi vedremo. Non ci sarà però la CISL, invece la CISL, Tramonti mi corregga se sbaglio, manifesterà domani. Sì, e intanto saluto voi, saluto i colleghi di CGIL Guil. Sì, noi domani saremo di nuovo in piazza chiamando a raccolta i lavoratori del precariato, ex LSU e LPU, proprio per rivendicare risposte certe, sicure e definitive, sia per quanto riguarda i pagamenti, ma sia per quanto riguarda gli ex LSU e LPU, la prosecuzione intanto della contrattualizzazione, ma con l'obiettivo finale che rimane quello della stabilizzazione. Abbiamo registrato 2 risultati positivi nella legge di stabilità, che comunque dovranno essere confermati adesso nel passaggio in Parlamento, cioè le risorse stanziate a favore sia della forestazione che degli, appunto degli ex LSU e LPU, a cui in quest'ultimo caso si dovrà aggiungere la quota regionale. Quindi un primo passo, grazie anche alle iniziative e agli impegni che il sindacato unitariamente ha fatto in tutti questi mesi, incominciamo a registrarlo. Ci sono i ritardi che sono inaccettabili per quanto riguarda i pagamenti, su quello domani di nuovo manifesteremo e chiederemo direttamente alla politica e alle istituzioni di dare risposte ai lavoratori. Ma perché non siete insieme anche domani? Chiedo scusa, se lo chiedono anche i lavoratori, quindi domani ci sarà in piazza la CISL, il 16 la UIL e la CGL. Allora perché non sarete... No, ma diciamo che nel rispetto, diciamo, delle decisioni di ogni singola organizzazione, noi abbiamo ritenuto che la strada, diciamo, più idonea per affrontare questa fase era non di mettere in campo iniziative di carattere generale, ma di affrontare le singole questioni ed entrare nel merito dei problemi. Questa del lavoro, del precariato e degli ex LSU è una vera emergenza, per cui ovviamente ci stiamo concentrando preliminarmente su questa, ma è chiaro che ci sono anche altri fronti aperti nella nostra regione. Quello del lavoro è la priorità assoluta e quindi merita la precedenza, ma in ogni caso abbiamo altre priorità. Allora, Tramonti, io la interrompo perché intanto, cioè, le rivendicazioni sono uguali, no, per quanto riguarda la triplice. Tra poco ne parleremo. Intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Prego, ci dica. Senti, io lavoro al Comune di Rovito. Sì. Volevo sapere quando ci pagheranno questi maledetti tirocini. Però voglio chiedere al dottor Sposato, perché non si fa una riunione e fa le dimissioni del dottore, sia di Oliverio che di Oliverio Cesano? Se devono andare a casa, è una vergogna. Noi stiamo andando a lavorare al Comune di Rovito a piedi, perché non abbiamo scelto di benzina. È una vergogna. Allora, quello che dicevamo, perché in effetti le rivendicazioni... Grazie comunque per aver telefonato. Tramonti, rimanga in linea. Quello che dicevamo, sì, cioè i lavoratori poi alla fine, no, a prescindere dalle divisioni, dai metodi, così, cioè loro vivono sulla propria pelle questa situazione incredibile, perché sono persone che hanno delle famiglie, non riescono più ad andare avanti, era stato promesso un pagamento. Allora, cioè, è difficile anche dare
delle risposte. Per questo dicevamo che ci vuole grande senso di responsabilità quando si parla con i lavoratori e si parla in pubblico, perché se io oggi prendo un impegno e do un ruolo, una funzione apicale, come può avere un qualsiasi amministratore, e non rispetto quell'impegno, io non rispetto un contratto, così come non è stato rispettato il contratto con noi, perché l'accordo che noi abbiamo fatto a dicembre è un contratto sottoscritto, noi facciamo contrattazione sociale. Io ho detto prima che noi abbiamo firmato quel contratto con grande sofferenza, ma l'abbiamo firmato perché eravamo convinti che in un ragionamento anche di prospettiva si potesse attivare una serie di politiche attive capaci di tenere dentro non tutti, se non tutti, ma almeno gran parte di questi lavoratori, così come tanti altri precari a cui non è stata data soluzione. Questo lavoratore ha sacrosanto diritto di avere la sua retribuzione, ecco perché noi il 16 scenderemo in piazza, perché non è più il tempo della concertazione, l'abbiamo fatta la concertazione, è durata un anno e mezzo, anche due, abbiamo firmato il patto per la Calabria, abbiamo firmato i patti per il Sud, non è partito un cantiere, e quelli che sono partiti sono cantieri che sono partiti prima e non con gli elementi della programmazione che abbiamo sottoscritto in questi anni. Quindi è evidente che siamo di fronte a una situazione di stallo, ecco perché abbiamo deciso di chiamare la manifestazione Calabria cambia passo, perché c'è bisogno di voltare pagina. Abbiamo la necessità di dare a tutti i giovani che se ne stanno andando via dalla Calabria, ai precari, anche agli LSU+, non basta quello che è stato fatto, perché gli LSU+ devono avere anche una prospettiva legata a questa benedetta stabilizzazione definitiva. La interrompo perché abbiamo un'altra telefonata, quelli del lavoro sono temi sempre caldissimi. Pronto, da dove chiama? Da Cosenza, buongiorno. Salve. Senta, io sono stato un operaio che poi sono stato licenziato e ho perso il lavoro. Poi sono stato in mobilità, però non sono entrato per fare quel concorso che hanno fatto adesso, che hanno preso per quella della mobilità, perché dice che a me mi hanno pagato qualche mese in più e non sono rientrato qua. Quindi non ho voluto fare né la domanda per entrare in corso e né sono più in mobilità e né ho lavoro. Sposato con figlia e moglie. Quanti anni hai? E ho 56 anni. Giovane. Tra l'altro, anche con questo tema delle pensioni, perché se bloccano le pensioni non si possono dare risposte. Cosa fare. Chiaro. Certo, cosa si può rispondere? Ma noi, sì. Anche in merito a questa questione. Grazie, grazie per la sua telefonata. Grazie. Intanto. Allora, sempre sul... ma poi lo diceva anche Paolo, che saluto. Abbiamo percorso un anno... nel quale noi abbiamo unitariamente fatto degli organismi unitari il punto di ragionamento e discussione interna nel confronto con il governo regionale e da quei confronti unitariamente il giudizio nei confronti della Regione Calabria è stato un giudizio molto tranchant, molto netto sull'incapacità di tradurre in una fase attuativa la progettualità anche della campagna elettorale del presidente Oliverio, perché poi i tirocini formativi, il lavoro sono un aspetto, ma se poi andiamo a guardare la questione degli investimenti che non stanno arrivando, il master plan per la Calabria che non sta partendo, il Port Calabria che si sta rallentando, la questione di Gioia Tauro che è incombente, il sistema aeroportuale calabrese che non decolla, insomma ci sono una serie di temi che evidenziano che una regione, la partecipazione pubblica in Calabria rispetto alla quale avevamo chiesto come sindacato unitario di sederci al tavolo, di confrontarci, mettendo anche la faccia rispetto a un mondo che ha bisogno di essere osservato attentamente anche alla luce di quelle che è stata l'attività delle procure calabresi. Anche lì ci sono società Fincalabra, Calabria Verde, Sorical, la legge di attuazione del ciclo integrato delle acque, c'è tutta una situazione che non ci convince rispetto a quella che è l'azione del governo regionale. La posso interrompere perché abbiamo un'altra telefonata, perché sì. Insomma, questa è una trasmissione nata anche con l'idea di dare voce ai cittadini, cioè davvero i problemi reali. Pronto, da dove ci chiama? Pronto, io chiamo da Vibo Marina. Benvenuto intanto, prego. Senti, io volevo sapere, gentilmente, questi signori sono sindacalisti questi? Sono, certo, sono sindacalisti, Angelo Sposato e ecco, Santo Biondo. Volevo sapere, gentilmente, io ho fatto domanda di mobilità aprile 2013 e mi hanno pagato soltanto fino a luglio 2014 e dice che poi non bisogna pagare più perché è stata interrotta la mobilità. Volevo sapere in questi signori
quei 7-8 mesi io l'ho persi oppure ancora mi debbono pagare? Grazie. Io sono ero metalmeccanico, carico, per fortuna sono andato in pensione, Allora, volevo sapere se quelli 7-8 mesi ancora me la debbono pagare oppure sono andate così distrutti, l'ho perso. Allora la risposta, grazie per aver telefonato. E paradossalmente stavo arrivando alla risposta senza ascoltare la domanda perché è arrivata dopo. È una delle questioni che noi abbiamo chiesto alla Regione Calabria, al Dipartimento Lavoro, all'Assessore al Lavoro, al Presidente della Regione Calabria, anche nella fase di costruzione dell'accordo del 7 di dicembre del 2016. Andiamo a verificare la posizione individuale di ogni lavoratore che si trova nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga. Costruiamo in Calabria, attraverso i dati che la Regione ha e che l'INPS ha, la banca dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga per capire quale di queste persone possono essere accompagnate alla pensione e quindi procedere sul ragionamento. Abbiamo anche promosso attraverso i nostri patronati, i nostri centri di assistenza alla previdenza e all'assistenza, un incontro tecnico con la Regione Calabria che se poi si è fermato per capire quali erano le condizioni date di ogni singola persona la possibilità di accedere alla pensione e quindi di poter togliere dal bacino questa fetta, percorso che si è fermato. E la mancanza di quella banca dati, da sottolineare che nel periodo, nell'epoca dei big data, la Calabria non ha una banca dati dei disoccupati e inoccupati calabresi, probabilmente è un elemento che non facilita l'accordo e la convenzione con l'INPS per poter sbloccare i pagamenti di queste allora, famiglie calabresi. Allora, io devo andare in pubblicità, abbiamo un tassativo. Allora, abbiamo i telefoni, sono impazziti con l'argomento per quanto riguarda il lavoro. Ci fermiamo pochi istanti. Tramonti può rimanere in linea perché poi deve rispondere anche su questo fatto, cioè non è più tempo della concertazione, diceva Angelo Sposato. Allora, bisogna andare oltre. Ne parleremo tra poco, rimanete con noi. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare dei temi del lavoro. Prima di dare insomma la linea, la parola a Paolo Tramonti, abbiamo un telespettatore in linea. Pronto? Abbiamo già una telefonata. Pronto? Pronto, da dove chiama? Salve, buonasera. Allora, io chiamo dalla provincia di Cosenza, da Marano Marchetato. Sì, ci dica. Allora, io mi chiamo Massimiliano Brogno, volevo fare una domanda, anzi due, ai signori sindacali. In maniera veloce, va bene. Sì, una è se vogliono rettificare l'accordo del 7-12 fatto con la Regione Calabria, e l'altro è come mai dopo tanti mesi che non vengono pagate queste spettanze, questi mesi di tirocinio, dopo molte volte che sono stati chiamati in causa con telefonate, riunioni, c'è stato silenzio assoluto, invece dopo la manifestazione che c'è stata alla cittadella di Catanzaro, tutti, ma dico tutti, da sindacati, politici, cuochi, tutti, si sono messi in moto per aiutare questi lavoratori in mobilità. Cos'è? Senso civico, senso di appartenenza effettivamente a queste categorie o è solamente una messa in visione per qualcosa che non so, vogliono tesseramenti, vogliono visibilità agli occhi dei lavoratori, dei poteri forti? Queste sono domande che insomma qualcuno si pone, visto e considerato che fino adesso c'è stata solamente solitudine e assenteismo da parte loro nei confronti di questi operatori. Grazie per il suo intervento. Quello che dicevamo all'inizio, un po' i lavoratori hanno perso fiducia nelle organizzazioni sindacali. Insomma, però vorrei dire, il signore poneva una domanda molto, molto, molto giusta. Vorrei dire che se si fa memoria storica, perché poi c'è l'evidenza nei giornali, noi abbiamo fatto in questi anni, anche a cavallo tra la caduta della giunta scorsa e l'insediamento del governo regionale Oliverio, abbiamo fatto forse una quindicina di iniziative, siamo stati con i blocchi a Villa San Giovanni, sull'autostrada su Cosenza, cioè di iniziative ne abbiamo fatte tantissime
e quando si arriva a fare l'iniziativa è evidente che è esaurita la fase della proposta, perché se no, se ci si crede nell'interlocutore, nell'affidabilità dell'interlocutore, si va avanti nel confronto. E anche la domanda che sta arrivando in questa trasmissione, giustamente, più frequente rispetto a quando ci pagano, cioè noi andiamo in piazza giorno 16 proprio perché riteniamo che questo governo regionale non è più in grado di rispettare l'impegno del confronto con le organizzazioni sindacali, ma mi risulta che la regione abbia ricevuto nei giorni scorsi anche percettori di ammortizzatori in deroga che si sono autodeterminati. Uscendo avevano una speranza, a distanza di quella giornata poi la speranza è venuta meno, perché non si vuole dire la verità dei fatti. C'è un forte ritardo della macchina burocratica e amministrativa regionale nel fare quella tracciabilità del percorso di ogni singola persona che in questi anni si è trovata nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga. Non c'è una autorevolezza da parte del governo regionale che sappia, come dire, imporre dei percorsi, perché anche quando si dice la burocrazia, cioè noi siamo in presenza o no di un presidente della regione che deve determinare i tempi di attuazione rispetto al percorso politico della sua campagna elettorale che ha fatto. Nella campagna elettorale che ha fatto aveva detto che avrebbe fatto fatti, non percorsi. I percorsi sono propedeuti ai fatti, però in questa fase noi di fatti concreti non ne vediamo. Cioè, si continua a dire che si sta arando il terreno, ma questo lo si doveva fare prima. Oggi, a 3 anni, qualche risultato è anche giusto che arrivi ai calabresi, e noi su questo non abbiamo più la possibilità di poter dare, come dire, una risposta, e pertanto riteniamo che ci sia bisogno proprio del governo nazionale, non che venga 3 giorni, che è anche importante all'Unical, e a parlare di futuro, che è anche importante, di programmazione di grande respiro. La Calabria ha bisogno di parlare anche di presente, cioè su questi problemi, cioè sulla questione degli LSU e LPU, diciamolo chiaramente, il Presidente della Regione lo deve dire in maniera molto chiara. Con la legge Madia non verranno stabilizzati gli LSU e gli LPU calabresi in questo modo. La Calabria ha bisogno di una deroga. Cioè, non illudere le persone. La Calabria ha bisogno di una deroga, la legge è molto chiara. E se il Presidente abbia il coraggio di incatenarsi su questa questione, sulla sanità invece, iniziasse a fare quelle che sono le competenze della Regione Calabria che ha sugli ospedali, sulla organizzazione della rete ospedaliera territoriale, e invece su queste questioni dove il governo deve di fatto essere vicino alla Calabria, perché se il governo ritiene che la Calabria è nel mezzogiorno una regione che ha bisogno di un messaggio forte e particolare anche per questioni di legalità, anche perché in questa regione c'è la presenza della più grossa criminalità organizzata mondiale, questi sono i fatti, cioè quella legge va derogata, così come è stato fatto in passato con un governo regionale che ha chiesto a un governo nazionale di farlo e ha trovato il supporto del governo nazionale. Il resto è chiacchiera. E come diceva la signora, ma anche questo, cioè chi deve legiferare è un governo regionale e nazionale che oggi noi riteniamo che non sia affidabile nel percorso che abbiamo fatto, e andiamo in piazza giorno 6. Intanto abbiamo un altro telefonato e poi abbiamo sempre Paolo Tramonti in linea. Allora bisogna essere chiari, per il fatto dei tirocini, se non c'è la firma della convenzione, soldi non ne arriveranno. Quindi ritardo. E poi bisogna dire anche, siccome prima il lavoratore ha fatto un'altra domanda, i contenuti dell'accordo. Quando parlavo di responsabilità, anche rispetto agli atti che si scrivono, e di coerenza rispetto agli atti che si scrivono, è per richiamare alla responsabilità il governo regionale. Noi quell'accordo lo abbiamo sottoscritto per dare prospettiva a questi lavoratori, che altrimenti sarebbero rimasti fuori da ogni tipo di prospettiva futura. E quando l'abbiamo sottoscritto, più volte abbiamo detto alla giunta regionale, è un accordo esigibile? Siete nelle condizioni di far partire i tirocini per tempo e poi pagare i lavoratori e poi fare le politiche, un piano straordinario per il lavoro e poi dare risposte sullo strumento di contrasto alla povertà, e quindi apriamo un tavolo sulla povertà e sul reddito di inclusione anche in Calabria, così come sta facendo? Certo, quando abbiamo firmato l'accordo erano tutti convinti che questo si poteva delineare, dopodiché oggi ci troviamo in questa condizione. Quando io dico che oggi la concertazione è sempre utile quando serve ad risolvere i problemi, quando li ritarda, li posticipa e li acutizza come sta facendo in questo momento, è chiaro che la parola passa alla piazza e non si può essere uomini di tutte le stagioni. Telefonata intanto e poi parliamo con Tramonti. Pronto? Sì, pronto. Da dove chiama, signora? Buongiorno, bentrovata. Ciao Marisa, chiamo da Castolibero. Prego, signora.
Saluto chi in studio, comunque c'è mio marito che è in mobilità in deroga, non percepisce più le mensilità dal mese di giugno. Mio figlio ha cominciato le superiori, non ho potuto nemmeno riuscire a comprare un testo di libro. Ancora non può studiare mio figlio. Lasciate stare la regione, il governo centrale, voi dovete avere i pugni forti. Una volta i sindacati erano davvero potenti, io mi ricordo di mio padre, erano pensati veramente i lavoratori. Grazie. Non mettete in ballo il presidente, la Roccisano, che fanno schifo, schifo, schifo. Vabbè signora, chiaramente il ruolo del sindacato è anche quello di pungolare, di manifestare, di far sentire la voce dei lavoratori, poi non... non usiamo termini un po' così, ma chiaramente tra l'altro, la signora dice bene perché grazie comunque per aver telefonato, perché è importante, c'è un tentativo subdolo della politica, e in questi giorni quando io vi chiamavo all'idea che si fanno adunate coi lavoratori per depotenziare quelle che possono essere le iniziative sindacali, di disintermediare anche quella che è l'opera del sindacato. Il sindacato in questi anni è stato, diciamo, molto responsabile in Calabria, perché ha dato il tempo, 3 anni sono tanti, in una situazione difficilissima, a questo governo regionale, che oggi non vediamo, di poter lavorare su un'idea, su un progetto di Calabria, su una visione di Calabria. Noi non abbiamo capito qual è il progetto di Calabria che ha in testa il governatore Oliverio, non siamo riusciti a capirlo, non siamo riusciti a capire cosa pensa sulla sanità, sul lavoro, sullo sviluppo, sugli investimenti, sul welfare, su quella che è la piattaforma. E allora è chiaro ed evidente che a distanza di tempo il sindacato, nel momento in cui si esaurisce la discussione anche legata ai tavoli che abbiamo fatto, fa quello che è il suo compito, che è il suo mestiere. Io poi capisco che qualcuno è infastidito del fatto che il sindacato torni a fare il suo mestiere, ma si deve rassegnare, perché il sindacato scenderà in piazza il 16 e poi il 16 sarà l'inizio di una lunga serie di iniziative. Non sentiamo sarà Tramonti la fine. Anche. Tramonti ancora in linea? Sì, sì. Abbiamo un po' di telefonate oggi, quindi capisce bene che i temi del lavoro sono sempre caldissimi, c'è tanta disperazione purtroppo in questa nostra terra, e le telefonate che ci stanno arrivando testimoniano questo fatto. Allora, diceva Angelo Sposato, non è più tempo della concertazione, allora è stata fatta, cioè, la triplice è stata unita, no, in queste rivendicazioni forti, insomma, che si avanzavano nei confronti del governo regionale e nazionale. Adesso però le strade si dividono, mi pare di capire così, cioè la CISL non condivide un po' il metodo della UIL e della CGIL. Perché? Ma noi dobbiamo tenere presenti due questioni, che sono le due grandi questioni della Calabria. Da un lato il governo delle emergenze, e in questo momento si sta parlando di emergenze vere, che sono quelle del lavoro, e dall'altra mettere in campo processi di sviluppo che ci facciano uscire da questa condizione di grande difficoltà a livello economico e sociale che attraversiamo da tempo. Sul lavoro abbiamo detto bisogna immediatamente dare risposte ai lavoratori intanto sul fronte dei pagamenti, agli ex LSU e L+, per quanto riguarda la prosecuzione delle attività presso gli enti utilizzatori. Per quanto ci riguarda, riteniamo che tutto questo vada incardinato più complessivamente in un piano straordinario per il lavoro e l'occupazione in Calabria, che guardi alla nuova occupazione, alla stabilizzazione del precariato, alla emersione, al contrasto al lavoro nero e sommerso, utilizzando anche gli ultimi impianti legislativi a partire dalla legge sul caporalato, e poi mettere in campo politiche formative attive per quanto riguarda la ricollocazione di questi lavoratori. Allora, lei crede nella concertazione ancora arrivata? Ma guardi, la concertazione in Calabria, il confronto diciamo che si è snodato. Pronto? Sì, sì, la sentiamo. Sì, dicevo, il confronto con il governo regionale, diciamo che si è snodato essenzialmente sul patto per la Calabria. Il confronto è partito, si può dire, dopo la nostra insistenza di CGIL, CISL e UIL, poco prima dell'estate. Si erano attivati dei tavoli rispetto ai quali noi riteniamo che si possa e si debba continuare, perché ancora c'è tempo per raccogliere eventuali risultati. Anzi, bisogna dire che quello che preoccupa
che preoccupa di più non è tanto il confronto sul patto per la Calabria, perché anche l'ultima riunione poteva dare qualche risultato, ma purtroppo non è finita bene, ma non sto qui a dire i motivi. L'altra grande questione che ha la Calabria, che vorrei che non si dimenticasse, è il quadro comunitario costituito dal POR 1420 e dal PSR. POR, PSR e Patto per la Calabria mettono insieme, destinano per la nostra regione oltre 7 miliardi di euro. All'interno di questi due strumenti, quanti cantieri sono partiti? Le opzioni dello sviluppo e tutti i programmi di cui la Calabria... Chiedeva Angelo Sposato, ma quanti cantieri sono partiti? Ci sono... Per risollevarsi, quindi noi dobbiamo... Proprio di recente sul POR Calabria, sul tavolo, siamo per intervenuti per chiedere il ripristino del tavolo del partenariato economico e sociale, quello sì che va attivato e latita. Ecco perché noi dobbiamo tenere in modo dentro le due questioni, il lavoro e lo sviluppo, perché altrimenti andremo avanti con provvedimenti tampone dove poi La politica ci mette anche del suo nel non dare risposte, soprattutto in termini di recupero delle speranze per i lavoratori, il quadro completo. Noi dobbiamo tenere viva la speranza in questa regione. Il compito del sindacato e della CISL è quello di tenere al tavolo i vari soggetti economici e istituzionali. No. Riteniamo che non sia questo il caso. Non è questo. Per noi, invece, per noi il compito del sindacato è rappresentare i lavoratori, le lavoratrici e le emergenze che sono in campo. Se vengono fatti siamo d'accordo, però a tre anni di distanza i tavoli istituzionali purtroppo Paolo non hanno prodotto nulla, non hanno prodotto. Dobbiamo se essere... non un numero. Un numero, ogni volta che abbiamo fatto le cabine di regia ci siamo trovati ad avere il solito numero di percentuali, di abbiamo uno studio sull'alta velocità che doveva partire nel 2016. Che non hanno portato a nulla, non sappiamo quanti cantieri sono partiti, abbiamo chiesto un protocollo per la tracciabilità della spesa che non è stato fatto, per fare quello sugli appalti siamo dovuti andare in prefettura a Catanzaro, non sappiamo quanti cantieri sono partiti, noi dobbiamo rappresentare le emergenze. E in questo momento i lavoratori e le lavoratrici ci chiedono di rappresentarli al meglio. I tavoli si potranno fare, ma a questo punto si devono fare con un interlocutore anche più autorevole. Noi chiediamo che ci sia un tavolo nazionale, perché la vertenza Calabria deve diventare una vertenza nazionale, e quando vengono i ministri o vengono i segretari dei partiti non bisogna fargli fare i giri con i trenini, bisogna dirgli quali impegni si prendono per la Calabria. I tre ministri sono venuti tre giorni qui, non hanno preso un impegno per la Calabria. Il presidente del partito è venuto l'altra volta in Calabria, dopo una settimana abbiamo sentito quella esternazione eclatante del governatore Rivera sulla sanità che non si è capita, perché quella cosa non si poteva dire una settimana prima. Allora ecco perché dico che non si può stare al governo a Roma e all'opposizione in Calabria. Noi dobbiamo stare con i lavoratori. La CGIL, anche la UIL, ha scelto di stare con il disagio, con l'emergenza sociale, con il lavoro e con i lavoratori, e partirà il 16, dopodiché il tavolo nazionale che noi chiederemo a partire dal 16 lo chiediamo sugli investimenti, perché vogliamo capire nelle aree retroportuali che cosa si fa della ZES di Gioia Tauro. C'è una miriade di richieste di ZES in Calabria, non si è spesa una parola rispetto a quello che dovrebbe essere. La questione legata alle riforme istituzionali di cui la Calabria ha tanto bisogno. Politiche sul welfare, sulla sanità, sulla medicina di territorio, politiche sugli investimenti infrastrutturali, vogliamo capire quali impegni ha il governo sulla 106, sull'alta velocità. Tutte cose che avevamo concordato insieme qualche anno fa. Un anno fa mi si chiedeva a noi, di procedere alla mobilitazione quando mi sono insediato a luglio. Che cosa è cambiato da un anno a questa parte? No, noi abbiamo sempre detto... Vorrei dire anche un fatto di chiarezza. Cioè, tre anni, Paolo, sono un tempo che noi riteniamo abbondantemente congruo. Cioè, si sta parlando di più della metà della legislatura regionale, perché Oliverio risponda ai calabresi che lo hanno votato. Noi dobbiamo rispondere per il lavoro che abbiamo fatto, e in questi tre anni, lo hai detto anche tu, lo abbiamo fatto insieme, abbiamo sottoposto progetti, abbiamo rappresentato proposte su tutti i tavoli, a tutti i livelli politico e operativo, in tutti gli ambiti, dalla forestazione, dalla sanità, dalle infrastrutture, da Gioia Tauro, dal trasporto, dal lavoro, dal precariato. Eravamo noi a chiedere
a Oliverio di sedersi sulla questione degli LSU e LPU e verificare la possibilità. Come l'abbiamo ottenuta la Zesti Gioia, come l'abbiamo ottenuta Paolo? Abbiamo dovuto portare i 400 portuali al ministro dell'economia e delle infrastrutture per ciascuno di loro di stabilizzazione prima del disegno, prima che il disegno di legge Madia diventasse legge, e avevamo anche chiesto che eravamo disponibili nell'ottica di rendere più efficiente la macchina burocratica amministrativa regionale, di pensare anche a una formazione e riqualificazione di questi lavoratori. C'è stato quel tavolo? Non c'è stato. Allora noi con molta umiltà, non è, ci vuole coraggio anche a dire che non abbiamo prodotto risultato. Noi dopo 3 anni di lavoro dobbiamo dire che i tavoli con i quali noi abbiamo sperato di poter produrre un risultato importante, tenuto conto della condizione della Calabria, tenuto conto del momento paese, tenuto conto del contesto mezzogiorno, ma trovandoci di fronte a un governo regionale che diceva di non aver responsabilità per il pregresso, che non ha mai fatto chiarezza qual era questo pregresso, così come è stato sulla questione della partecipazione pubblica calabrese, noi ci riteniamo che abbiamo, come dire, rappresentato abbondantemente la nostra idea, l'abbiamo rappresentata insieme, ma non possiamo certamente pensare che un presidente può rispondere all'incatenamento per gestire una questione che, con autorevolezza, un presidente che riceve in Calabria 4 ministri dicendo che il governo è all'attenzione della Calabria e poi si deve incatenare, anche incatenarsi per chiedere, cioè, è veramente facciamo paradossale. Facciamo rispondere Tramonti. Sì, ecco, ma sì. Io credo che posso? Sì, sì, prego. Sì, no, io penso che i telespettatori che stanno seguendo la trasmissione non interessino le polemiche tra di noi, ma credo che interessino i risultati. Intanto voglio tranquillizzare il collega Sposati nel dirgli che la CISL è con i lavoratori tutti i giorni, c'è da 60 anni, ci sarà domani in piazza e continuerà ad esserci, quindi non ci sono problemi di questo genere. Quello che io non su cui sono in totale disaccordo è il fatto relativo a tavoli aperti, al di là dei risultati contingenti che si stavano raggiungendo e che oggi sono stati, non si sa perché, improvvisamente sospesi. Io credo che ogni poi manifestazione che si fa, che sia sciopero, mobilitazione e quant'altro, l'obiettivo finale è quello di ritornare ai tavoli. Il problema è che noi nei tavoli c'eravamo già, semmai si trattava di renderli più proficui, più produttivi. Ora si tratterà da qui a ripartire di nuovo da zero, io non so se con i tempi 15 giorni fa, che ci sono, Paolo, che abbiamo avuto un per la legislatura 15-20 giorni fa, avremo il tempo fa per fare tutte le cose che i colleghi stanno indicando e che ovviamente su cui Paolo, noi da 20 giugno siamo stati. Il 20 di giugno abbiamo fatto una manifestazione su questi argomenti che poi ha confluito in una riunione dove c'era il Presidente della Regione e l'intero Dipartimento con l'Assessore al Lavoro su tutti questi temi. E dal 20 di giugno non si è sbloccato nulla. Un mesetto fa, prima di convocare, prima di proclamare una mobilitazione che era già in campo perché l'avevamo messa in campo insieme prima della pausa estiva e la dovevamo programmare a settembre, abbiamo avuto un incontro con il Presidente della Regione e su temi che riguardavano gli LSU e LPU, sulla questione della forestazione, e riconosciamo che lo stesso Presidente ha detto che non ha difficoltà a riconoscere che in enorme ritardo su molte questioni. Quindi è veramente, come dire, impensabile di poter continuare, di dire che si sono interrotti i tavoli, perché i tavoli ci sono stati fino a 20 giorni fa, però è anche giusto dire che se i tavoli poi, dopo una manifestazione fatta unitaria il 20 di giugno, su questi temi, sulla mobilità in deroga, sui tirocini che non partono, ci sono bandi che ancora oggi non sono sbloccati sulle politiche attive. Cioè, e da quel tavolo dove si è posta anche la questione sugli LSU e LPU calabresi, non sono provenute le risposte dal Presidente della Regione, che ha il dovere di dare risposte al sindacato calabrese, che rappresenta i lavoratori che erano in piazza giù e attendevano risposte. Io credo che i tavoli non corrisponde alla una giusta dimensione, che sono interrotti, perché abbiamo lavorato, ma il problema è che non c'è. Io una domanda vorrei fare, quanti cantieri e quante attività operative a parte l'accordo sugli ammissioni in deroga, sono partiti dai tavoli che abbiamo fatto in questi mesi con il governatore? Sono stati una sequenza di numeri e di percentuali che ci hanno forniti, che di fatto non hanno prodotto alcun risultato, perché il lavoro non ce n'è.
Cantieri non ce ne sono. Su questo mi devo fermare perché devo dare purtroppo la linea al telegiornale. Tramonti, grazie per grazie essere stato con noi, magari ci rivedremo nei prossimi giorni, esatto, magari tutti insieme, certo, perché insomma le rivendicazioni sono uguali, insomma avete fatto questa battaglia comune. E poi la strada un po' che si è divisa sul metodo. Speriamo di ritrovarlo nello sciopero generale. Vedremo, intanto voi domani non andrete alla manifestazione della... No, della non lo so io che manifestazione so, la fanno, mi pare che la fa la CISL domani. Sì, domani c'è la manifestazione della CISL, magari vi sentirete, va bene. Vabbè, ma ci sentiamo grazie spesso comunque, c'è un rapporto di stima reciproca. Grazie. Paolo, che voglio salutare Paolo, ciao. Ciao Paolo. Saluto anche i colleghi. Ciao. Grazie davvero ad Angelo Sposato, grazie a Santo Biondo, Paolo Tramonti che è stato con noi in collegamento telefonico e tanti telespettatori che oggi ci hanno seguito, alla prossima, arrivederci.